Ragazzi e ragazze, bentornati sul mio canale. Oggi torno, non puntualissima, con il video monomarca. L'altra volta vi ho fatto il video su Vichy e mi sono dimenticata, mannaggia, di due prodotti, porca. Del mio prodotto preferito, lo struccante 3 in 1 e di una maschera, però vabbè, chi mi segue affettuosamente, che ringrazio tantissimo, se ne è accorto di questa mancanza. Ma comunque poco male, insomma, capita, ci sta di dimenticarsi. Il trucco è uguale a quello nei video precedenti, dove mi ero vestita con la camicia di jeans, perché come vedete il trucco è verde e non c'entra una mazza di niente con la felpa, però mi sto portando avanti con la registrazione dei video e quindi è sera e mi è venuto freschino, perché sapete queste temperature pazze, mattina, inverno, pomeriggio, estate e alla sera novembre. E ho cambiato nel frattempo anche il rossetto, ho messo questo glosset di Sephora che è nella colorazione tutto sporco, non so perché di mascara, ma Confident, forse Confident 35, scusate lo sporco del mascara, però e questo è il gloss, io ogni tanto li ripesco. Visto che c'è sera ormai, la luce si vede di più, mi sproflash di più e l'illuminante si vede ancora di più, direi di cominciare subito. Uriage, allora, se pensavo che di Vichy ne ho utilizzato pochi prodotti, di Uriage ancora meno, perché essendo nelle scatole dove io tengo i prodotti di alcune marche per poi farvi il video di monomarca, guardarli da lontano sembrano tante cose, forse perché sono marche miscolate, ma una volta che le vado a suddividere, forse sono questi due marchi dove ho utilizzato meno cosa, soprattutto anche Uriage, che comunque i prodotti che vi mostrerò sono i miei mai più senza, quasi tutti. E penso che con gli altri brand saremo più fortunati. Allora, direi di cominciare subito, vado a random, partiamo dallo shampoo. Allora, Uriage è stato, questo shampoo in generale di Uriage, è stato il mio primo shampoo che ho acquistato per trattare la mia problematica di qualche anno fa, ovvero io avevo un tangibile prurito sulla cute che non passava con niente in cambio di stagione, e allora è stato anche forse ai primi approcci dei prodotti da farmacia, dopo che sono andata dal dermatologo che ha cominciato a indirizzarmi un po' su farmacia ed abbandonare invece certe fisse bio che avevo, e avevo acquistato questo sotto consiglio del mio dermatologo, lo shampoo di Uriage, appunto, questo This Hair Keto Reducing Treatment Shampoo. Se ci fosse italiano mi farebbe un favore, perché io proprio il francese non andiamo d'accordo, no, non c'è neanche a... ah sì, no, scherzavo, c'è in spagnolo che sembrava l'italiano, però vabbè. Il prodotto è questo. Allora, all'interno contiene l'acido salicilico che va appunto a purificare la cute, la va ad esfogliare e la va anche a calmare. Infatti è indicato per i capelli, non dice grassi e secchi, ma proprio per la forfora severa, prurito severo, quindi è un trattamento vero e proprio per la cute. Se voi prendete questo shampoo per utilizzarlo in maniera abituale, se non avete nessuna problematica, io non ve lo consiglio. Perché? Perché è proprio un vero e proprio trattamento funzionale sulla cute. Non è uno shampoo che vi va ad abbellire i capelli, non è uno shampoo che, scusate, vi rende la chioma super luminosa, i capelli super morbidi, no. Questo è un prodotto che va utilizzato molto molto spesso, di conseguenza un prodotto che lava, ma non troppo. Lì per lì, quando lo utilizzate, vi sembra che vi abbia sgrassato il mondo, ma dopo 2-3 giorni i capelli tornano sporchi, forse ancora più sporchi, perché è uno shampoo che va ad aggredire assolutamente la cute proprio con gli attivi che contiene, perché prima va a esfogliare, dà la mazzata finale e poi comincia il processo di guarigione. Quindi è molto molto aggressivo su certi aspetti durante il lavaggio, e infatti lo shampoo, come vi ho detto anche negli altri video, questi trattanti non avranno mai un potere lavante elevatissimo e soprattutto in maniera delicata che vi prolunga lo shampoo da un lavaggio all'altro, perché lo shampoo rimane poco sui capelli, sulla cute, quindi è pensato proprio da utilizzare più spesso. Qual è il modo migliore per utilizzarlo più spesso? Non lavare bene
E infatti questo shampoo tende veramente ad aggredire la cute, tende a seccare moltissimo le lunghezze, ma allo stesso tempo veramente va a lenire, col costante utilizzo, ho utilizzato solo questo all'intera confezione, va a lenire e va proprio a risolvere il prurito, la forfora severa o anche la desquamazione data proprio dal prurito. Andate proprio a grattarvi perché era insopportabile. Io in quel periodo mi ricordo che mi grattavo come una scimmia. E questo è uno dei prodotti che mi ha aiutato tantissimo. È uno shampoo molto molto denso, potete anche diluirlo, ma io non lo diluisco, lo applico, lo massaggio, a volte lo lascio anche in posa 10 minuti e poi sciacquo. È un prodotto risolutivo? Nel mio caso sì, ma perché io ho scoperto l'origine del mio problema. Quindi se avete un problema di cuoio capelluto, un problema legato anche alla perdita di capelli o qualsiasi tipo, non fate fai da voi. Se è una cosa molto visibile e molto severa e perseverante, dovete rivolgervi assolutamente a uno specialista, perché comprare tanti prodotti pubblicizzati non risolvono nulla se non andate a capire la radice di questo disturbo. Se l'avete capito, avete bisogno di questo tipo di trattamento, questo è uno di quei shampoo che io vi consiglio. Una volta finito il trattamento lo stoppate, perché dopo non è che va a curare, ma va assolutamente a danneggiare, perché è molto molto strong. Poi, sempre una cosa che non c'entra niente, ho amato tantissimo questo profumino di Uriage che è della linea Bebè. A me piace tantissimo il profumo di bambini, talcati ma non troppo, insomma profumi particolari, e questo era il mio profumo da buonanotte. Perché è particolare? Sembra che ce ne sia ancora un po', ma prima non c'era. Cioè, oddio, dopo anni, saranno 2 anni che l'ho finito, adesso me lo spusto. Perché è boh, finito. Perché è particolare? Perché non contiene l'alcol, quindi indicatissimo anche da spruzzare proprio sui vestiti dei bambini, sui capelli, sulle cuccette, mi viene da dire, Kate, smette di pensare ai gatti, sul fasciatoio. Comunque è delicatissimo, a contatto con la pelle non crea irritazione e quindi non è troppo troppo fastidioso. Infatti era il mio profumo da buonanotte, lo applicavo prima di andare a dormire sul pigiama, sulla coperta, e mi coccolava tantissimo. Non è stucchevole, non è pesante, soprattutto non è persistente, non è aggressivo, ma ha questo profumo fiorito barra talcato molto molto leggero, come una coccola, una brezza, buonissimo. Io ve lo straconsiglio se cercate un profumino delicato, particolare, ma anche soprattutto da utilizzare sul pigiama, sui vestiti che comunque stanno molto a contatto con la pelle, senza andare ovviamente a deritare. Ottimo, ottimo prodotto. Andiamo al corpo. Allora, un prodotto che mi è piaciuto tantissimo, infatti ho sia la full size che la mini size, è questo detergente intimo Gin Fai, gel detergente pulente, protettivo e ribilanciante. Per, dice, corpo e zone intime. Io l'ho utilizzato solo per le zone intime e vi dirò che per 500 ml non ha neanche un prezzo così tanto alto per la bontà di questo prodotto. È un detergente intimo un pochino più denso, fa pochissima schiuma, ma va veramente a pulire molto molto bene la zona senza andarlo a seccare, senza andarla a irritare, e se ce l'avete irritata la va a lenire. E soprattutto aiuta anche a regolare la flora batterica, insomma, della Yolanda. Buonissimo. Io l'ho utilizzato, io ce l'ho sotto la doccia, ce l'avevo sotto la doccia questo bidone, e questo l'ho utilizzato sempre in palestra, e mi manca e lo dovrei assolutamente ricomprare, perché con poco prodotto fa tutto, regola la flora batterica, pulisce molto bene, purifica, perché è ottimo anche durante il ciclo senza andare a seccare, asciugare o comunque rendere la zona in uno sconforto o darvi proprio fastidio a livello di sensazione. Ve lo stra consiglio, ed è ottimo anche soprattutto in piscina, dove magari siamo a contatto con l'acqua che ci si tuffano tutti. L'aspetto purificante non è da sottovalutare. Come Amo, che è uno dei miei prodotti preferiti, non so quante mini size avevo consumato, ed è stata proprio la mini size che mi ha fatto innamorare di questo prodotto, è la crema lavante. Se siete neomamme, se avete un bimbo, sì, se avete un bimbo, che grazie se siete neomamme, se avete un bimbo con la pelle molto molto delicata, se siete adulti, avete una pelle delicatissima con
anche la psoriasi, dermatite su tutto il corpo, questo prodotto ve lo dovete tenere in casa, perché innanzitutto è un prodotto indicato per tutto, capelli, quindi squilibrio del cuoio capelluto, zone intime, corpo e anche il viso, quindi è ottimo. Ottimo prodotto, nel senso che con un boccettone così vi fate tutto. Infatti uno di questi boccettoni ce l'avevo nella borsa della palestra. Anche questo, tu dici, Kate, vai in giro con dei bidoni nella borsa? Sì, perché io con questo andavo sotto la doccia e mi lavavo tutto. Sui capelli è delicatissimo, è una crema detergente che lava molto molto bene i capelli senza andarli ad aggredire, quindi indicatissimo per i lavaggi frequenti se andate in palestra, se vi bagnate spesso i capelli, ottimo per l'estate. Sul corpo è favoloso, lava veramente molto bene, è delicato anche sul corpo, vi dà quasi la sensazione di idratazione, vi dà una morbidezza estrema e super super piacevole. Nella zona intima ugualmente è buonissimo, perché è un po' più cremoso, quindi un po' più umettante, ma non brucia, lava, perché lava e vi lascia la zona in uno stato di comfort. Ma là dove l'ho amato follemente sul viso, ragazze, è una coccola, perché anche sul viso è delicatissimo, lava molto bene come il resto, tutte le altre parti del corpo, ma vi lascia la pelle veramente pulita, luminosa, liscia, compatta, quasi rimpolpata. È una cosa straordinaria questo prodotto, quindi io ve lo consiglio. Infatti dice nutriente protettivo, io sono d'accordo, è un prodotto indicato per tutte le fasce di età, per tutte le esigenze, anche per le pelli più delicate, consigliatissimo. Brava brava Uriage, questo è uno dei miei prodotti proprio preferiti in assoluto. Rimaniamo sempre nel corpo, perché questa qua, vabbè, ho amato due prodotti per il corpo. La prima è il latte corpo 24 ore idratante effetto lisciante. Allora, voi dovete sapere che quando l'ho utilizzato avevo la pelle particolarmente secca, ma ho visto che era un prodotto molto molto fluido e allora ho detto, cosa vuoi che idrati questo? Infatti quando si applica sul corpo si trasforma quasi in un'acqua, e si assorbe subito, subito. Sapete come l'ho utilizzato io? L'ho utilizzato come siero per il corpo, l'ho abbinato a un'altra crema, ma non perché non fosse performante, ma perché mi dava l'idea proprio di andare in profondità e mi lasciava la pelle molto compatta sul corpo e super super liscia. E infatti, se andiamo a vedere, ha anche l'effetto lisciante, c'è proprio scritto. Non è così tanto idratante da essere un idratante da 24 ore, perché comunque se avete una pelle particolarmente secca questo fa poco, ma di estate, quando non sopportate l'effetto grasso delle creme, non avete voglia di massaggiare, questo è perfetto. Lo applicate e si asciuga subito, sembra di ha quasi un effetto rinfrescante, perché ha una texture bagnata, quindi in estate è anche super super piacevole, ma soprattutto vi sorprenderà l'effetto lisciante di questa crema. Prodotto fantastico che ricomprerò sicuramente, e come tutti i prodotti Uriage contengono l'acqua termale, che è estremamente lenitiva, quindi è ottimo anche se avete una pelle reattiva che tende a sviluppare le zone pruriginose. Ottimo. Amata, ma veramente amata, anche il burro corpo di Uriage, cioè questo è idratante, nutriente e rassodante. 200 ml di prodotto rassodante, non so quanto, però ragazze, questa è una favola. Innanzitutto hanno tutti un profumo veramente spettacolare, questo fresco, non so, fresco che sa di aria buona, non invasivo. Questa era qualcosa di spettacolare, texture molto molto elastica, morbidissimo come burro corpo, non di quelle oliosi, gnocchi da scaldare tra le mani, si stendeva in maniera super super facile e lasciava la pelle veramente idratata e veramente nutrita, pur essendo comunque leggera, perché è leggera nell'applicazione, leggera come sensazione, come percezione di prodotto. Wow, cioè wow, questi due prodotti io li ricomprerò sicuramente. Adesso è vero che ho smaltito un sacco di creme corpo, quindi potrei anche fare un piccolo rifornimento, e questi due sicuramente li acquisterò per l'estate, perché rinfrescante, lisciante, idratante, nutriente, elasticizzante, ma leggero, e soprattutto sono due prodotti lenitivi che potete utilizzare maggior ragione in estate, perché proprio vanno a lenire, magari post esposizione solare, post secchezza della pelle in piscina, cioè aiuto, molteplici fattori, e li va, aiuto, scusate, a curare un pelo di gatto.
veramente super consigliato. E invece, allora, questo pelo per il viso, andiamo dalla mia acqua micellare preferita, anche se non è la mia super preferita, quella super preferita è di Vichy, ma per dirvi, anche questa mi piace tantissimo, infatti ne ho un'altra e ne utilizzo perché quando le ho acquistate era nel bipacco, e sto parlando di acqua micellare struccante e lenitiva, perché non mette a fuoco, ok? Dice idratante, struccante e lenitiva per viso e occhi, anche le labbra, ipoallergenica, 50 ml di prodotto. Ottima, è ovvio che sugli occhi per struccare un trucco del genere ci vuole un po' più di tempo, devo starli appoggiata un po' di più perché comunque è un'acqua micellare delicata, quindi devi sciogliere tanti strati di mascara, devi sciogliere la matita, devi sciogliere anche il make up, però non mi va assolutamente a bruciare gli occhi, strucca benissimo sul viso, ha questo aspetto rinfrescante che accomuna tutti i prodotti Uriage, forse è dato proprio dall'acqua termale, perché io il rinfrescante non lo associo alla menta, ma lo associo proprio, perché non c'è la menta, ma lo associo proprio all'effetto sfiammante, raffreddante quando avete la pelle irritata, accaldata, ecco. Questo strucca bene il viso, gli occhi, le labbra, vabbè, se avete le tinte non vi strucca le tinte, però un make up delicato, anche una base delicata, strucca benissimo e soprattutto non va a aggredire la pelle, la lenisce, la rinfresca e lascia la pelle luminosa, ma è una cosa che accomuna tutte le acque, quasi tutte le acque micellari da farmacia, che non so perché lasciano la pelle luminosa, e infatti questa è indicatissima. Non è la mia super preferita perché è un po' più lenta nello struccaggio degli occhi, ma non perché sia meno efficace. Ecco, io alla sera ho bisogno di qualcosa un po' più veloce, però la sto utilizzando anche in questo periodo e mi sto trovando bene. In rappresentanza, l'acqua micellare di Uriage, io non so quante confezioni le ho già utilizzate, questa è la piccina che sta nel borsone della palestra, ovviamente ne ho un'altra così, e ne ho un'altra anche così che sta nella postazione bagno, inutile dirvi mai più senza. Io ho provato tantissime acque micellari, acque micellari, acque termali, quella di Repole, quella di Aven, quella di Vichy che mi sono dimenticata di farvi vedere, adesso non mi vengono in mente, di Yonzac. Chi è molto attento agli effetti, chi è più appassionato, chi ha un occhio più critico, riesce proprio a vedere, anche di Aven riesce a vedere proprio le differenze, sono piccolissime ma ci sono. La mia preferita tra tutte è questa perché è veramente la più lenitiva in assoluto, perché forse è leggermente più salina, idratante e soprattutto compattante, ha un effetto compattante pazzesco grazie ai loro packaging, assolutamente sono anche rinfrescanti, tenuti in frigorifero sono ancora più rinfrescanti per l'estate, ma l'effetto lenitivo e compattante è tangibile. Io la adoro anche per fare gli impacchi agli occhi sul dischetto di cotone, per me è una delle mie acque micellari preferite in assoluto, quindi io ve la straconsiglio. Le farmacie vendono anche le mini size nelle pochette, potete provare tantissimi prodotti, e l'acqua termale c'è sempre, perché è uno, secondo me, dei cavalli di battaglia di questa azienda. Sempre per quanto riguarda il viso, ho amato tantissimo la Essence Illuminante di Uriage, idratante, riequilibrante e illuminante, fantastica. Ho provato anche quella di SVR, ma questa è ancora più buona perché è una Essence un po' più corposa, ma allo stesso tempo ha una texture un po' più acquosa, leggera, che si assorbe subito, quindi non riesco ad associarlo a un siero, lo riesco più ad associare proprio a un tonico un po' più corposo. Idrata tantissimo, ma la cosa che spicca in questo prodotto è che illumina e soprattutto rimpolpa, cioè voi continuate a toccarvi, almeno io continuo a toccarmi il viso e le guance perché sentivo proprio questo effetto rimpolpante. Illumina, ma l'effetto illuminante si vede, diciamo, più della metà della boccetta dopo l'utilizzo. Si vede che è proprio la pelle più luminosa, più defaticata e più riposata. Veramente dà un quid in più alla vostra skin care e va anche a uniformare tantissimo la pelle. Non so per quanto riguarda l'aspetto riequilibrante, perché io non ho la pelle da riequilibrare,
però è un prodotto che ho amato tantissimo perché con poco prodotto era una bomba. Un altro utilizzo bomba di questo prodotto è mettere la Essence prima di applicare una maschera in tessuto. Amplifica tantissimo tutto l'effetto della maschera e vedete proprio la pelle specchiata. Ottimo, consigliato anche da utilizzare in tutte le stagioni, non è fotosensibile, fotosensibilizzante non è niente, soprattutto utile anche in estate perché anche questa è una essence lenitiva. Anche qui vi mostro, vedete, io vi mostro i doppioni, cioè i prodotti in duo, perché sono prodotti che io ho ricomprato, quindi sono prodotti collaudati e veramente amati, come in questo caso, che sono due confezione dello stesso siero Chica Daily di Uriage. Questo è il mio preferito. Mi sembra strano che io quest'anno non l'abbia acquistato. Comunque io non tengo le scatole, cioè io tengo proprio i prodotti. Cioè in entrambi ci sono dei sieri, delle boccette vuote. Questo è un siero veramente stupendo da avere in casa per tutti i tipi di pelle, ma soprattutto per pelli secche, sensibili, che tendono ad essere reattive. Ovviamente nel mio canale trovate questi tipi di prodotti. Perché è particolare? Perché ha il 10,5% di complesso biotico termale, contiene centella asiatica che è estremamente lenitiva, acido ialuronico e dipeptide. Quindi cosa vuol dire? Che in un semplice siero abbiamo l'aspetto protettivo di questo complesso biotico, prima di dire prebiotico, però contiene all'interno dei prebiotici, esatto, quindi ha l'aspetto protettivo grazie a questi prebiotici, aspetto lenitivo, sfiammante grazie alla centella asiatica e poi anche un aspetto anti-age perché all'interno contiene dei peptidi e acido ialuronico. Un siero estremamente confortevole, molto molto leggero, acquosissimo, che si assorbe subito e veramente va a lenire tanto la pelle, va a regolarizzare tutti gli squilibri, va a sfiammare il rossore, la lascia veramente molto bella, idratata, elastica, luminosa. È un siero stupendo e questa è una prova che ho utilizzato due confezioni. L'unico prodotto che io non andrò a ricomprare, anche se l'ho utilizzato con piacere, è questa Roseline crema ricca anti rossori di Uriage. Perché non l'andrò a ricomprare? Perché è un prodotto che innanzitutto è molto ricco, è indicato per una pelle molto molto arrossata, irritata e sfiammata, ha una texture molto ricca, si applica in maniera molto molto facile e bisogna applicare poco prodotto perché è molto grassiccia, cioè crea proprio una barriera occlusiva che aiuta a far penetrare i principi attivi dentro la pelle, creando questa proprio barriera così a mo' di impacco. Effettivamente lo fa, è una crema sfiammante, è una crema unticcia, quindi da fare un impacco alla sera. L'unica cosa è che su di me pizzicava e quindi questa cosa non mi ha convinta. Per il resto è un ottimo idratante, un ottimo sfiammante, però il fatto che mi andasse a pizzicare non credo che sia una cosa normale, anche se è un prodotto indicato proprio per le pelli estremamente estremamente sensibili. Io ne utilizzavo un velo, mi è durato tipo un anno, però di più non si può utilizzare perché proprio rimane sulla pelle una parte del prodotto. Sicuramente curativa, sicuramente indicata per una pelle che tende a sopportare anche le creme più ricche, anche la pelle secca, però il fatto che mi pizzicava non mi aggrada tantissimo. E niente ragazze, questi sono stati tutti i miei prodotti di Uriage che ho utilizzato, amato e riamato nel tempo. Fatemi sapere quali sono i vostri preferiti. Io vi mando un grandissimo bacione e ci vediamo alla prossima. Ciao!